Buongiorno carissime, allora io oggi devo fare riso e zucca, come potete vedere io mi sono avvantaggiata, ho fatto la zucca nel forno, l'ho messa in teglia con della carta forno e ho messo sale, pepe e olio, eccola qua. Questa era una zucca, io l'ho tagliata a metà, come potete vedere, per due persone va benissimo. Ora ho messo a fare del brodo con il dado vegetale per allungare il riso. Poi ho già pesato 200 grammi di riso e ora andiamo a frullare la zucca. Ci spostiamo, qua. Vado a frullare con il frullatore immersione. Cotta che si spezza bene. L'ho messa in forno a 200 gradi per 10 minuti. Vediamo se ce la fa sulla mia testa, perché devo fare in due volte. Qui abbiamo un po' di brodo, frulliamo.
zucca. Aggiungere un pochino d'olio per renderlo più lenta. Ecco qua. Vedete? Questa è pronta. Il primo e avviciniamoci ai fornelli. Qui il brodo bolle a basso, non lo spengo, è sempre in ebollizione. Poi a tostare il riso. Fa così, se lo condirò con una noce di burro e il parmigiano. Ora facciamo scaldare un po' la padella e tostiamo il riso. Metto il riso, lo faccio tostare, così si vede, sì. Quando i chicchi del riso cominciano a diventare perlati, vuol dire che il riso è ben tostato, e si può cominciare ad allungare il brodo. Poi metterò la forma, ma quello quasi inutile, metterò. Iniziano adesso a diventare trasparenti per l'altro, Ecco qua. Ora inizio ad aggiungere il brodo.
metto due metri. E iniziamo la cottura. Stamattina ho fatto un brodino un po' veloce, non ho messo carota, sedano e cipolla, ma bensì ho messo un dado vegetale alle verdure, per farlo un po' veloce. Abbassiamo la fiamma. Il brodo si sta quasi asciugando e ora metto altro brodo. Vado con un altro mestolo, una alla volta adesso, non più due. In modo che ci ricordiamo bene della cottura. Io ora non metto sale perché l'ho messo nel brodo, anzi sento. Va bene, devo aggiungere appena di sale, ma poi aggiungo ora, altrimenti mi dimentico. Sento, sì, ora è perfetto. E si continua così, ad allungare il brodo fino alla cottura del riso. Ci vediamo dopo quando aggiungo la crema di zucca. Allora, io allungato ancora, come vi ho detto che bisogna allungare fino alla cottura. Il riso è quasi cotto. A questo punto io metto la crema di zucca.
un po' da cucchiaio. Deve diventare un risotto, non ci deve essere il liquido dentro, il brodo si deve asciugare tutto. Ora non allungo più, perché l'ha quasi cotto. Lascio asciugare il brodo che ho messo. Dopodiché andrò a mettere una noce di burro e del parmigiano grattugiato a fiamma spenta. Altro leggermente la fiamma. Faccio ritirare tutto, ho già preparato il piatto con un fondo di crema di zucca. Ancora la fiamma che si deve asciugare bene bene il liquido, poi c'è chi piace lento un po' come il brodo, allora lo toglie lento e io faccio risotto con zuppa. Poi si dovrebbe lasciare un po' di minuti fermo, a fiamma spenta, per farlo riposare un po', no? Vedete, inizia a tirarsi. Il brodo si sta finendo di asciugare e diventa come lo desidero io, a risotto. Mescolate sempre per non farlo attaccare.
Ecco qua, dai, bello, stiamo facendo il risotto. Sta asciugando bene bene, il brodo l'ho messo, perfetto. Adesso spengo e metto una noce di burro. Nel frattempo si riposa un po'. Il burro è che piace, chi lo mette, altrimenti no. Chi entra anche nei latticini non lo mette. Poi aggiungo un po' di parmigiano. Ne metto poco perché a me non piace tanto il parmigiano. Per il mio compagno ne metterà ancora. Ora mescolo e faccio vedere il brodo. Ora si è sciolto e il risotto è uscito fuori perfetto come lo desideravo. Il piatto è pronto, amiche. Eccolo qua, come potete vedere. Risotto alla zucca è terminato. C'è un profumino meraviglioso. Ora assaggio per voi. Mi dispiace che voi non possiate sentire il profumo, l'assaggio. Ora vi dico com'è. Buonissimo, buono buono buono, buon sapore, cotto al punto giusto e al dente, non è scotto. Ecco qua, io con questo piatto, se anche oggi la mia ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettermi un like, commentare, condividere, ok? Io con questo vi saluto e vi dico buon pranzo a tutti e buon weekend. Ciao amiche, ciao ciao!